presenza, insomma, una presenza, diciamo, potrebbe non parlare stasera, paradosso, potrebbe non parlare perché la sua presenza già veicola un messaggio, no? Come Andy Warhol, diciamo. Vabbè. No, allora dicevo, è una figura aliena nel mondo delle lettere, ma proprio per questo mi ha incuriosito, vi dico la verità, perché è un po' diversa da tutto il resto, diversa da tutti gli altri, c'è poco da dire. Sono conquistato perché? Perché partivo da una diffidenza, questo è il punto. Cioè io diffido dei libri che mi vogliono insegnare a essere felici. Ce ne sono una quantità, no? Di manuali, self-help, oppure di guide, di prontuari, di ricettari di felicità. No, io mi irrigidisco, penso, ma no, io ci tengo alla mia infelicità, lasciatemi perdere. No, nel senso io no, ma sono perfino legato alle mie piccole nevrosi quotidiane, non me le levate, ecco, quindi questa è la mia prima lezione. Ecco. Però, obiettivamente, però, ho letto il suo libro e perché mi ha conquistato? Direi per due ragioni, per due ragioni. La prima è la grande semplicità di questo libro, è una semplicità assolutamente disarmata. Questa è una ragione per cui mi ha conquistato, una sua semplicità candida e disarmata. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che è vero che non c'è una riga del libro, una frase del libro, che non è appoggiata a una cosa che lei ha vissuto personalmente. C'è un legame molto forte tra tutto quello che lei dice e la sua esistenza. E questo dà forza al libro, perché uno può anche dissentire, però tutto quello che lei dice si basa, veramente ogni frase si basa su una sua esperienza personale, in quanto tale rispettabile.